Buongiorno, bentrovati. Siete su Data Jobs. Sono Luca Tremolada, Data Journalist del Sole 24 Ore. Sono in compagnia di Victor Vassallo, che saluto. Buongiorno, benvenuto. Tipo per questo invito. È un Ovviamente. classicone. Siamo partiti col microfono abbassato, per cui ti Fantastico. risaluto. Victor Vassallo, Country Manager di Making Science, la filiale italiana di Making Science. Buongiorno, benvenuto. Allora, di buongiorno, se non si è letto dal labiale prima, grazie per l'invito, è un piacere essere in tua compagnia e in compagnia degli ascoltatori. Grazie molto. Noi parleremo di intelligenza artificiale, di marketing digitale e anche di advertising, ma prima di partire, come al solito, la sigla. Allora, mentre stiamo registrando è il 5 aprile, no? Tutto corretto, confermiamo. Quindi Confermiamo. siamo alle 2 del pomeriggio e siamo insomma a poche ore dall'incontro del garante della privacy con ChatGPT, no? Con insomma, la società di ChatGPT. E quindi probabilmente quando vedrete questo video sarà già sciolto oppure non sarà affatto sciolto. Allora, innanzitutto solo un parere al professionista, cioè queste nuove forme, questo chatbot, queste nuove forme di intelligenza artificiale generativa ti hanno sorpreso, ti sorprendono o tutto sommato è qualcosa che già voi in parte utilizzate? Assolutamente, sono cose che in parte già utilizziamo, se non altro quando ci sono principi legati all'automazione, quindi non solo intelligenza artificiale, ma mi piace raccontarla anche come automazione di processo. La cosa estremamente interessante di ChatGPT che abbiamo visto tutti è la naturalezza, no? Del linguaggio naturale su cui riesce a dare appunto le risposte, a fare tutta un'altra serie, come dire, di processi tecnologici. Ma al netto di intelligenza artificiale piuttosto che automation, ritengo che da una parte il garante abbia fatto bene a evidenziare quelle che sono le problematiche o se non altro le attività non eseguite o non eseguite a regola d'arte nei confronti degli utenti finali, secondo quello che dice ovviamente la normativa italiana, dopo ti spiego anche perché. Dall'altra parte, ritengo incredibile che un'azienda come OpenAI, che ha sviluppato un prodotto pazzesco, perché è un prodotto pazzesco, quello di ChatGPT, non abbia dato un'importanza da, che ne so, evidenza, se vogliamo anche scientifica, di quello che è il tema privacy, gestione del dato secondo non solo le linee guida del GDPR, ma anche meglio, perché in realtà poteva essere un'occasione per avere qualcuno di maestro in questa cosa. Anche perché ritengo che oggi una qualsiasi azienda, vuoi digitale o non digitale, ma comunque tanto più se è digitale, dovrebbe avere il tema privacy come uno dei main point di sviluppo. Tanto più, e qui mi ricollego al discorso di prima, tanto più che ritengo oggi, alla luce anche del first party data e alla luce, insomma, di tutta l'evoluzione della normativa e della strumentazione che gli imprenditori, i manager, le aziende possono avere a disposizione, avere il tema privacy e data gestita in maniera completa e compliance con quelle che sono le regole, sia un valore di tutto rispetto sulla capitalizzazione dell'impresa. Cioè, questo è un'evidenza assoluta. Ecco, anche tu pensi che, insomma, è stata quella di chat GPT e dell'intelligenza artificiale generativa è stata salutata come la più grossa rivoluzione dai tempi dell'App Store. Anche secondo te sta in qualche modo cambiando le regole di tanti mercati, compreso il tuo? Cioè, voi come Making Science vi siete sentiti un po' superati sulla destra per certi versi, oppure non c'è nulla di nuovo sotto il sole, tutto sommato, è qualcosa che non vi riguarda, ecco. Allora, la tecnologia sta andando sempre di più
verso l'intelligenza artificiale e facendo appunto questo passaggio di automazione, se vogliamo, ai processi. Quindi non solo intelligenza artificiale, che la vedo come una cosa molto, molto, molto più ampia, ma diciamo, mi piace raccontarla come automazione. In realtà no, non temiamo ChatGPT perché comunque fa un altro lavoro se consideriamo il nostro core business. Il grande rumore, la grande evidenza che ha questo strumento a livello di mercato è perché è diventato da subito uno strumento facilissimo da utilizzare perché principalmente è una chat. Da parte della stragrande maggioranza delle persone ed è in assoluto oggi il più evoluto, non voglio dire il migliore, ma il più evoluto strumento conosciuto che utilizza il linguaggio naturale, che è questa, se vogliamo, la grande innovazione portata alla luce delle persone. In realtà non risponde solo a delle domande, ma fa anche molto molto altro. Tanto è vero che l'integrazione che è stata fatta anche con Bing e le API che hanno messo a disposizione, che anche noi stessi abbiamo utilizzato per alcuni test sullo sviluppo di alcuni prodotti e di alcuni processi, funzionano molto bene e ti permettono, come dire, quella famosa automazione con l'utilizzo, se vogliamo, anche del linguaggio naturale, che solo una persona può fare. Naturalmente preciso che stiamo sempre parlando di strumenti pseudo beta test, se vogliamo, avanzato, ma su cui bisogna fare grande attenzione, non solo nel rilascio di prodotti correlati, ma anche sull'utilizzo e la, come dice anche ChatGPT in alcune circostanze quando inizi ad usarlo, sulla qualità dell'informazione che ti sta dando. Ecco, hai prima citato, insomma, che è interessante, però non è il vostro core business. Voi vi occupate di marketing digitale, di advertising. Ecco, quali sono E i... Esatto, naturalmente anche di intelligenza artificiale. ChatGPT non è il nostro core business. cioè, quali sono i cambiamenti invece che vedi forse più pressanti in questo momento su quello che fate? Guarda, faccio una piccola premessa prima di andare nello specifico, no? Noi ci occupiamo di aiutare le aziende nell'ambito marketing e sales, ok? In questa circostanza, nel mondo digitale, ma se vogliamo anche nel mondo reale, chi ha una missione di vendita, quindi una qualsiasi azienda commerciale, se vogliamo retail, giusto per parlare di qualcosa più conosciuto, più semplice, quindi anche un negozio all'interno di un centro commerciale, vuole in assoluto, tipicamente, per riuscire a fare business, vuole cercare di dare la migliore esperienza possibile all'interno del suo punto vendita. Con il miglior personale possibile nei confronti del cliente finale e con il miglior prodotto possibile. Ma se noi andiamo a vedere che cos'è la migliore esperienza possibile che un consumatore può avere all'interno di un punto vendita piuttosto che nella relazione con un venditore all'interno, quindi una commessa, un commesso, un assistente alle vendite e in relazione al prodotto, è sempre in qualche modo ad persona, no? Quindi, non so Luca se a te capita, anche quando vai in un ristorante, se trovi l'oste, come si dice, no? Che ti conosce, che sa i tuoi gusti, probabilmente ti senti molto più a tuo agio e sei molto più soddisfatto che quando vai in un ristorante che non ti conoscono, che ti propongono magari cose che non ti piacciono. Ok? Quello che si sta cercando di fare oggi, da una parte con i dati, dall'altra parte con l'intelligenza artificiale, quindi con tutti gli strumenti dell'ecosistema, è cercare di dare agli imprenditori e ai manager gli strumenti per analizzare e capire che cosa vogliono le persone, i quali quindi si può, e in questo caso stiamo parlando di dati. Grazie ai dati, quindi abbiamo sviluppato delle soluzioni software con intelligenza quindi artificiale, che grazie alla macro strategia dell'impresa o dell'imprenditore e del manager si riesce, insieme a vari strumenti, non solo quelli che abbiamo naturalmente sviluppato noi, si riesce a mettere insieme questa strategia che in qualche modo
personalizza ad personam, quindi per ogni utente con caratteristiche diverse, l'esperienza, parlandogli e dandogli il messaggio nella maniera più personalizzata possibile nei suoi confronti. E questa cosa qui, quindi, personalizzando quindi l'esperienza e la journey, il messaggio, il risultato di questo procedimento, non fa altro che migliorare quella che è la performance generale delle vendite, esattamente come quello che accadrebbe in un centro commerciale, in un negozio, con una schiera di commesse o commessi o assistenti alle vendite Perfetto. che accompagnano quindi le persone, ma conoscendoli già. Allora, la metafora è efficace. Se sei d'accordo, facciamo vedere un vostro prodotto che si chiama A di macchina, così ce lo spieghi e che così possiamo anche un po' entrare un po' nel merito di quello che fate e anche capire, partendo da questo, quali sono gli sviluppi. Ecco. Cosa stiamo Assolutamente sì. vedendo in questo momento, Victor? In Ad Macchina adesso, meglio, adesso stiamo vedendo un video di presentazione di Ad Macchina che vuole raccontare agli addetti ai lavori e non, ovviamente, il suo funzionamento e il suo valore. Ma Ad Macchina in realtà è uno strumento estremamente sexy per chi fa advertising online. Perché? Perché in realtà fa quel procedimento che ti raccontavo prima, solo che lo fa grazie all'intelligenza artificiale, grazie alla strumentazione, quindi alla macchina stessa, lo fa in un ampio raggio di parole chiave che sono quelle all'interno della search di Google, quindi è uno strumento che si integra con la search di Google, che dall'altra parte si integra con il catalogo prodotti che l'e-commerce in questo caso potrebbe avere a disposizione, quindi possono essere 10 prodotti, ma potrebbero essere anche 10.000. E sulla base di queste informazioni qui genera, esattamente come con ChatGPT, genera annunci, ma anche se vogliamo pagine di destinazione, quindi landing page, con i contenuti totalmente in linea con quella che è la ricerca dell'utente, quindi con quella che è l'aspettativa dell'utente, quindi in questo caso dell'ipotetico cliente, e la possibilità di portare a soddisfazione l'utente stesso e quindi a soddisfazione anche l'azienda con la vendita relativa. Questo è quello che fa, in parole semplici, Ad Machina. Ecco, quello del mercato, il mercato della pubblicità online è qualcosa che sta cambiando velocissimamente, no? La novità, insomma, annunciata già l'anno scorso della fine dei cookies da parte di Google, no? Voi, tra l'altro, siete cresciuti, lo ricordo, in brevissimo tempo, sia in termini di fatturato che in termini di assunzioni in Italia. Ecco. Quello che noi stiamo assistendo è a un cambiamento nel mercato. Quando diciamo che spariranno i cookie, significa che ci saranno meno possibilità di capire, di avere informazioni sul comportamento degli utenti quando vanno su una pubblicità o quando navigano in rete. Ecco, questo cambio di paradigma che sta arrivando, no? Che è stato arrivato, Google ha già cambiato in parte, no? Le sue tecnologie, ci sono. Apple ha reso i propri dispositivi, no, in grado di non di proteggere, insomma, dalla privacy, dalla pubblicità e quindi dalla capacità di indagare quelli che sono i comportamenti degli utenti. Ecco, per voi che siete dentro questo mercato, che cosa cambia? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che sono assolutamente pro a questa evoluzione culturale, perché stiamo parlando di questo alla fine, evoluzione culturale che riguarda quindi tutto, quindi anche le aziende, riguardo proprio anche i dati, in questo caso cookie, quindi i dati legati alla gestione delle informazioni dell'utente. Dove, per ricapitolare anche un po' quello che hai detto tu, si sta passando dai principali stakeholders che hanno le informazioni di tutti, okay, e queste informazioni di tutti, come dire, condivise con chi spende, per farla semplice, a una soluzione di dati di prima parte. Cioè, se io voglio fare delle personalizzazioni particolari legate all'esperienza dell'utente, quel dato dell'utente me lo deve dare sostanzialmente a me, che sono l'impresa
che sta facendo gli investimenti. Ma dall'altra parte, consentimi di dare sempre il taglio di valore nei confronti dell'impresa, alla fine di quel dato sono proprietario io, impresa, e il consumatore sa, quando accetta ovviamente la policy, che in quel caso il proprietario del dato o del fatto che mi viene fuori una determinata personalizzazione, una determinata pubblicità di quell'azienda che io in qualche modo ho contattato o seguito perché sono andato a vedere, in qualche modo sono io che ho dato l'autorizzazione a quell'impresa. Ecco, ma Questo è un po' il questo vuol dire tema. che si aprono delle nuove opportunità per tutti o i piccoli rischiano di rimanere un po' fermi al palo? Cioè, com'è che Allora. insomma, la novità dei cookie è stata salutata bene da un punto, io sono completamente d'accordo con te, no? Cioè, è una buona notizia. Però è anche vero che quello della pubblicità online, stiamo sul digital advertising, è un mondo che, se guardiamo il keyword, cioè la ricerca attraverso Google, è al 90% appannaggio loro. È un mondo complicato, insomma, in cui è complicato inserirsi. Poi c'è il programmatic advertising, se poi ce lo vuoi spiegare, ci aiuti anche a capirlo meglio. Però, insomma, sono mondi molto complicati e automatizzati. Allora, innanzitutto bisogna definire che cos'è il piccolo, che cos'è il grande nella Certo. circostanza del first party data. Mi spiego meglio, è sempre tutto relativo. Se parliamo di investimenti per fare il first party data, innanzitutto bisogna sempre considerare il volume dell'investimento che fa l'impresa, ok? E non voglio dire che è proporzionale il costo di first party data, perché non è, perché direi una bugia, perché comunque c'è uno scalino di ingresso, no? Un ticket di ingresso. Il tema qual è? Il tema è che è chiaro che chi fa più investimenti è più avvantaggiato ad avere dei risultati da quell'investimento perché è più alto e quindi dei maggiori e più veloci risultati in termini di valore anche sul dato, perché ripeto, first party data significa anche in qualche modo capitalizzare quello che io vado a fare, no? È chiaro che se uno o un'azienda è così piccola da fare investimenti particolarmente bassi, può utilizzare delle soluzioni di terze parti che in qualche modo ti mettono comunque a norma, ok? Non potrà evidentemente fare journey particolarmente personalizzate, questo è chiaro. Ecco, da questo punto di vista, volendo spiegare i grandi cambiamenti che stanno riguardando il tuo mercato, quali sono in questo momento cioè le direzioni che sta prendendo? Anche alla luce, insomma, del Covid, che da un certo punto di vista ha falsato, no? Molto di quello che è accaduto nel mondo digitale. Poi adesso assistiamo a questa grande crisi del Big Tech USA con i licenziamenti, però dal vostro punto di vista, che siete degli attori specializzati, ecco, mi sembra di capire, mi hai un po' depotenziato la mezza rivoluzione dei cookies, insomma, me l'hai un po' ridimensionata per certi versi. Mi hai anche un po' ridimensionato ChatGPT per altri, per cui, insomma, giustamente poi da fuori le cose le tendiamo un po' ad amplificare, ma da dentro forse hanno tempi più lenti. Che cos'è che sta avvenendo di grosso? Ma allora, premesso che non volevo smorzare l'entusiasmo di ChatGPT o di first party data, cookie, eccetera, perché comunque sono sempre eventi, perché sono degli eventi, no? Quando esce un nuovo prodotto per il grande pubblico così innovativo, quindi ne sono felice anch'io. Oltre al fatto che comunque fino adesso abbiamo parlato di privacy, eccetera, ma non c'è anche tutto il tema di governo di questa evoluzione tecnologica e di settare quali dovrebbero essere i limiti di buon senso, no? Legati a tutta questa tecnologia. Ne parlava anche Elon Musk. Elon Musk è uno di quelli che sta non facendo la guerra, ma è quello più, come dire, sull'attenti, il quale vuole portare, no, l'attenzione su questo. Ho visto una notizia tra ieri e oggi anche del Canada che ha istituito una
Un team un'inchiesta, proprio, un'inchiesta esatto. proprio per cercare di capire dove si può arrivare. Ma al netto di tutto questo, a me piace evidenziare una cosa. Le persone e gli utenti in genere sono più avanti delle aziende quando si parla di tecnologia, se vogliamo, in maniera incondizionata, no? Perché al netto delle nuove generazioni che sono più avanti delle precedenti, in realtà quello che accade è che normalmente un utente medio fa cose e cerca cose, fa azione. E da una journey digitale con il digitale, una journey in generale con il digitale, che è molto più avanzata della journey o della preparazione dell'evoluzione digitale dell'impresa media, soprattutto in Italia. Che cosa è accaduto quindi con il Covid? È accaduto, abbiamo detto 2000 volte, che le persone hanno accelerato relativamente tanto. Sul mondo del digitale, perché è diventato normale, era diventato normale perché si poteva fare solo quello, ordinare online, da qualsiasi, dal vino alla cena, alle scarpe, eccetera, quindi tutto quello che era, come dire, a disposizione dell'utente. Quindi c'è stata sicuramente un'impennata delle vendite, dei numeri e dell'utilizzo. Basti pensare anche la quantità di call che facciamo tutt'oggi, che sono arrivate, che sono ancora, come dire, il risultato della quantità di call che abbiamo fatto durante il Covid, quindi anche in positivo, se vogliamo. Certo. Però quello che è successo è che fortunatamente molti, non dico tutti, molti manager, molte imprese si sono date una svegliata, ok? Quindi una scossa. Perché probabilmente prima erano ancora troppo indietro quando è arrivato il Covid, quindi hanno iniziato ad accelerare, ma la cosa importante, al di là dell'accelerazione digitale, stanno capendo la reale importanza che ha il mondo del digitale all'interno di un ecosistema di business. Io faccio questo lavoro, Luca, da 25 anni. Sono passato tra nelle aziende ad avere attenzione, no? Quando si parlava di digitale in generale, dal reparto IT, dopo il reparto marketing, adesso finalmente è normale parlare con i C-level. Proprio per questo ti denota la scalata di importanza che ha avuto il mondo del digitale, cioè è diventata una condizione sine qua non. Non è il futuro, è il presente. Ecco, allora devi sapere che noi blocchiamo le chat con le domande perché non c'è una moderazione, però arrivano in privato a me e ho un po' di domande che vorrei girarti. Mi Volentieri. chiedono come sta cambiando il mestiere di chi vuole entrare nel marketing, cioè è evidente che voi siete, adesso ti riassumo la domanda, voi siete un'azienda data-driven, però la domanda è non tutti. Le aziende italiane amano i dati. È così e sta cambiando tanto il mestiere del marketing da questo punto di vista? Oppure parliamo solo di grandi aziende? Ecco, c'è cioè la maggior parte del mercato italiano invece, insomma, vivono ancora con la pancia o analizzano ancora con la pancia i loro piani. Allora, il dato, per come la vedo io sul marketing, al di là che tu lavori con un'azienda data-driven o che tu lavori nella tua quotidianità in modalità data-driven, il dato in realtà deve essere alla base di qualsiasi impresa se si parla di business, perché io vado a lavorare per guadagnare dei soldi, corretto? Io guadagno i soldi in funzione della performance, parlo in generale, non nel nostro settore, in funzione della performance che la mia azienda ottiene. La performance che la mia azienda ottiene si basa su dei dati, tipicamente quanto compro, quanto vendo, se faccio il commerciante, piuttosto che quante ore di consulenza do e quanto tempo devo dedicare per la formazione. Quindi il dato alla fine, la matematica, sta alla base, no, di una relazione di business o una relazione imprenditoriale. Dopo, chi vuole fare marketing oggi, quindi per marketing si intende anche marketing digitale, che è diventato quindi principale attore, se vogliamo, in questa journey del marketing e della comunicazione. Il consiglio principale
che do io non è tanto quello di adorare i dati, perché se adori i dati ti verrà tutto più semplice, soprattutto lato performance, e per dare anche i giusti consigli alle persone che ti chiederanno, come dire, qualche consulenza, oppure al tuo superiore se andrai a lavorare in qualche azienda, ma di, se non adorare i dati, conoscerteli e farteli amici, perché il dato è, come dire, la base per la strategia di marketing, la base per misurare i risultati, la base per fare gli investimenti corretti o per suggerire di fare gli investimenti meno sbagliati possibili. La seconda domanda che è collegata, se vuoi, a questa è: in questo momento tu ti aspetti, quali saranno le due innovazioni che ti aspetti nel tuo mercato, nel mercato del marketing digitale? Cioè, aggiungo io, aspetti delle innovazioni tecnologiche o delle innovazioni di sistema? Di sistema può anche essere cambia il mercato sotto i piedi e quindi devi cominciare ad operare in maniera diversa, tecnologica e chat GPT per intenderci. Allora, una bella domanda. In realtà il percorso che è già iniziato è quello di avere delle strumentazioni, per strumentazioni intendo quindi software, ma anche dashboard, nella fattispecie per esempio dei manager che devono prendere decisioni, che ti possano fornire informazioni precise, non duplicate, quindi anche informazioni corrette, per permetterti di fare le scelte corrette, un po' come dicevamo all'inizio della nostra conversazione. Dall'altra parte, però, e quindi in questo caso stiamo sicuramente parlando di consapevolezza, no? Perché il dato è consapevolezza, è oggettivo. Dopo la strategia può avere degli errori, deve essere meno sbagliata possibile, ok? Però in realtà il dato è oggettivo. L'altra innovazione collegata a questa è data dalla strumentazione, quindi software, quindi intelligenza artificiale, non per forza nello specifico ChatGPT, perché purtroppo e per fortuna non è la chiave unica del futuro e che possa fare tutto, ma strumentazione che ti possa permettere di applicare la tua strategia sulla base dei dati. Questo è quello su cui siamo già e su cui si andrà sempre di più. Nel breve termine, breve medio termine, sempre più strumenti, anche offline, saranno connessi con la base del dato e quindi con ulteriore strumentazione che ti possa permettere una gestione automatica, quindi con intelligenza artificiale. Allora, abbiamo un'altra domanda: come ChatGPT impatterà nel mondo del marketing? E il suggerimento dello spettatore è che, insomma, a pagare nelle conseguenze saranno i copywriter. Cioè, entriamo nel... Devo dire che ho ricevuto più domande di questo tipo, cioè temi che in qualche modo il marketing possa essere automatizzato, cioè che si possa No. fare a meno di alcune figure professionali. Allora, non credo che le persone saranno mai sostituite dalla tecnologia, perché credo che la tecnologia nasce per fornire supporto alle persone, anche e soprattutto nel marketing. Sicuramente tutto ciò che è ripetitivo, tutto ciò che può fare una macchina, lo dovrà e lo farà sempre di più una macchina. Quello che dovranno fare le persone è mettere il cervello, che l'intelligenza artificiale, benché si chiami intelligenza artificiale, non riuscirà mai a metterci come una persona. Quindi sicuramente sono già anni che, per esempio, anche nelle campagne di Google Ads c'è l'automazione, ci sono sistemi che permettono di andare avanti con il pilota automatico, ma non è che tu metti dentro i soldini, metti dentro il link al tuo sito e la macchina fa tutto da sola, assolutamente no. E Però, bisogna governarla questa tecnologia. no, questo assolutamente, però Vittore, meno io ho giocato con ChatGPT quanto hai giocato tu, immagino, nel senso che ci piacciono e abbiamo sicuramente provato a impostare delle campagne di marketing. Io ho fatto una mini startup in un quarto d'ora con ChatGPT, proprio chiedendogli di aiutarmi a fare il piano di marketing. È evidente che queste non sono operazioni dove resti passivo, dove fondamentalmente fa tutto lui e fa un buon risultato, manca di originalità, fa un sacco di errori, l'abbiamo raccontato più volte, no? Devi avere
un umano, però è un copilota, ecco, la parola giusta probabilmente è un copilota che rende, mi rende più potente, mi rende più efficiente, mi rende più bravo se so governarlo esattamente come dici tu, però mi rende anche, diciamo, insomma, ci sarà bisogno di meno persone come me, ecco, mi viene da pensare. Io mi sono ritrovato usando ChatGPT e devo ammetterlo, da giornalista, poi lascia perdere che io ho anche un master, cioè coordino un master di intelligenza, però insomma sto diventando molto più produttivo, ok? Ecco, questa è la chiave, scusami Luca se ti interrompo, questa è la chiave, nel senso sei diventato più produttivo, lavori meglio, è come se tu avessi un assistente che non si stanca mai. È esattamente questo il tema, ma questo non andrà mai a sostituire il Luca o il nuovo giornalista che vuole crescere e che vuole in qualche modo fare degli articoli o delle inchieste particolari, perché ChatGPT non ti farà mai l'inchiesta, ti aiuterà a scriverla meglio e nella maniera più veloce, quindi a essere più produttivo e lavorare meglio. Ti faccio anche un altro esempio su un tema di uno sviluppatore, perché una cosa strafiga, passami il francese, è che un collega ha fatto un test, aveva bisogno di scrivere una pagina di codice, quindi non un testo ordinario, ma un codice che facesse una determinata funzione, gliel'ha scritta ChatGPT. Ma non abbiamo più bisogno del programmatore? No, non è vero, perché prima bisogna pensare a che tipo di codice hai bisogno. Secondo, devi prendere il codice che ha scritto ChatGPT, in realtà lo devi controllare, l'ha corretto su diversi errori perché non rispondeva esattamente a quello che gli serviva, eccetera, eccetera. Risultato, quanto ci avrebbe messo lui a fare tutto da zero? Ci avrebbe messo probabilmente 3 giorni. Quanto ci ha messo facendo questo trucco di ChatGPT? Ci ha messo 1 giorno. Ho bisogno di meno programmatori? No, perché probabilmente... per fare, ripeto, il team si può dedicare e evolvere a fare di più e meglio. Beh, io devo dire che quando da un rapporto di 7-8 mila battute di McKinsey mi ha estratto le tabelle, i dati e mi ha fatto un riassunto di 500 battute, dopo essermelo letto tutto e aver insomma riscontrato gli errori, beh, però insomma sono rimasto molto colpito. Tanta roba, perché comunque ti ha aiutato ad avere quello che ti serviva molto prima, ma non l'avrebbe fatto da solo se tu non gliel'avessi chiesto e non l'avessi comunque imbeccato. Allora, io ringrazio Victor Vassallo di essere stato con noi, chiedo scusa alle domande che sono arrivate, ma insomma abbiamo superato di 4 minuti la nostra canonica mezz'ora. Ricordo Victor Vassallo, Country Manager di Making Science, grazie Italia, grazie di essere stato con noi. Ci ritroviamo la prossima settimana dove parleremo per una volta non di intelligenza artificiale ma di Wikipedia, una sorpresa. Fantastico. Grazie Victor. Grazie molte, buona giornata.